Sono arrivati a Firenze stamani Angelo Eli Antonio e Yolanda Pinto per chiedere giustizia nei confronti del nipote Manuel, morto a 22 anni lo scorso 22 luglio nel carcere Marassi di Genova, ufficialmente per suicidio, ufficiosamente si teme per percosse. Originari del sud Italia, sono venuti dalla provincia di Torino, dove abitano nel capoluogo toscano, dove ha sede l'Associazione per i diritti violati, per avere delle risposte agli atroci dubbi che da mesi lacerano i loro animi. Da quando il ragazzo, arrestato lo scorso 25 marzo per furto d'auto, lamentava continue botte da parte dei secondini, oltre a un trattamento disumano fatto di isolamento, psicofarmaci e ricatti. Manuel era stato condannato a 5 mesi di carcere per resistenza pubblico ufficiale. Il 5 agosto sarebbe dovuto uscire. Perché cercare la morte allora? Che secondo il carcere ligure sarebbe stata causata dalle esalazioni di gas del fornellino che il giovane utilizzava per riscaldare i pasti nella sua cella? Manuel era buono di cuore. Io gli ho cresciuto come una mamma, gli ho fatto da mamma, da padre, da tutto gli ho fatto, perché gli voglio bene, gliele vorrò sempre per tutta la vita. Ma non meritava una morte del genere. Io prego Gesù, solo Gesù Cristo, che gli darà tanta pace a mio nipote. Però chi è stato che lo deve pagare? Lo deve pagare anche per gli altri ragazzi, per le altre mamme che soffrono come me. Voglio solo giustizia per mio nipote, solo quello. Non glielo assegniamo per nessuno. Andrò avanti finché avrò la forza. Andrò avanti. Troppe le incognite intorno alla morte di Manuel Eli Antonio, un pezzo di cuore per i nonni che lo hanno cresciuto e che non si arrendono di fronte ai paletti che continuano ad incontrare nella ricerca della verità. Hanno protestato di fronte al carcere genovese Marassi, sono riusciti ad avere delle fotografie scattate da un cugino di Manuel di nascosto all'obitorio, immagini forti che parlano da sole e che mostrano un corpo pieno di lividi con un inconfondibile tatuaggio che sottolinea la veridicità del cadavere. A Manuel è stato ammazzato nel carcere, di botte, dalle guardie. Mi hanno detto che sono stati i detenuti, invece sono state le guardie. E Manuel rifiutava le pastiglie che gli davano, li sputava, non accettava le pastiglie che gli davano in carcere, lo riempiva di pastiglie per farlo stare calmo e tranquillo, e lui le sputava. Quando non riusciva a prenderlo, lo picchiavano. Questo è successo a Manu in carcere. La versione ufficiale è come la storia del G8, che hanno massacrato la gente in carcere dopo arrestati. La vergogna dell'Italia. Quello è il carcere di Genova. Morire con un fornellino di campeggio non è possibile, ma non solo per Manuel, per tutti i detenuti che stanno in carcere, per i figli delle mamme che oggi, arrestare anche un figlio, si deve avere paura di trovarlo morto, sapendo che un figlio ritorna a casa della mamma invece esce con la bara. Questo no, questo non deve succedere.